e ben ritrovati nel mio canale. Il video di oggi diciamo che si riallaccia un poco al primo video che ho pubblicato sul mio canale, che è quello che riguarda appunto la creazione di un menu settimanale. Se per caso non avete ancora visto questo video, giù nell'info box vi lascio il link per andarlo a vedere. Mi è sembrato che il video sul menu settimanale vi sia piaciuto e così ho pensato appunto di crearne uno per quanto riguarda l'organizzazione delle pulizie settimanali. Prima di partire con il raccontarvi come mi organizzo io con le mie pulizie settimanali, voglio farvi una premessa. Io odio letteralmente fare le pulizie, odio stirare, speriamo che non mi stia sentendo mia suocera. Odio stare sempre là a pulire, odio anche fare il minimo delle pulizie, però di contro mi piace avere una casa pulita e ordinata. Se questo argomento vi interessa e a prescindere dal mio video vi andrebbe di andarlo ad approfondire, troverete diversi libri in commercio che riguardano le pulizie, non solo quelle settimanali ma quelle mensili. Io ve ne consiglio due. Il primo non l'ho letto, però ho comunque letto in giro di questo metodo, che è il metodo Fly Lady. Il secondo libro che ho letto io, che è quello che riguarda le pulizie settimanali da fare in 10 minuti al giorno, è un libro carino, scorrevole, dove io però non ho aggiunto molto dopo la lettura di questo libro al mio piano di pulizie settimanali, perché già ne avevo un piano mio molto efficiente, però penso che sia carino da leggere, insomma, dà diversi spunti. In formato Kindle l'ho acquistata a soli 3,99€, in formato cartaceo costa un pochino di più, però è carino secondo me da leggere, ve lo consiglio. Il fatto che esistano diversi libri che parlino delle pulizie settimanali, questo ci fa appunto pensare che è possibile avere una casa super pulita e super ordinata anche con soli 10 minuti al giorno. Il fatto di voler pulire la casa in soli 10 minuti al giorno si riallaccia sia all'organizzazione di un menu settimanale, ma anche al metodo di Marie Kondo. Diciamo che in un anno ho scoperto nuove tipologie di gestione della mia vita e della casa. Appunto per questo mi piace parlarne anche a voi, perché mi trovo bene. Se per caso non avete visto i video che riguardano il metodo di Marie Kondo, sempre giù nell'info box vi lascio il link. È importante avere un piano per fare delle pulizie settimanali, perché questo serve a stabilire delle routine. Vi servirà cioè ad identificare dei giorni esatti per eseguire delle diverse mansioni. Questo vi renderà sempre più veloci, quindi occuperete sempre meno tempo nelle pulizie settimanali e avrete molto più tempo per i vostri hobby, per la vostra famiglia, per lo svago a vostra disposizione. Possiamo dire dunque che un piano delle pulizie settimanali sarà valido sicuramente per le persone che trascorrono tutto il giorno fuori casa, ma anche per le persone che rimangono a casa, perché quelle che rimangono a casa non è detto che debbano trascorrere tutto il giorno a fare le pulizie. Pianificare le pulizie settimanali può andar bene per le persone come me, come mi auguro che ce ne siano tante altre ancora, che sì, vogliono avere una casa pulita, ma che non sono ossessionate dalla voglia di pulire in continuazione. Per quelle mi sembra che non ci sia soluzione. Ma veniamo al vero e proprio metodo attraverso il quale faccio le pulizie settimanali. Prima di stabilire un piano per le pulizie settimanali, noi facevamo le pulizie soltanto il sabato, però devo dire che io in queste pulizie non facevo veramente niente, se ne occupava quasi sempre mio marito, perché lui era a casa il sabato e quindi voleva pulire lui, voleva farlo alla mattina, non voleva che la domenica fossimo impegnati a pulire la casa e così se ne occupava totalmente lui. La casa era pulita il sabato, era pulita la domenica, era pulita forse il lunedì, ma già verso il martedì, insomma, la casa aveva bisogno di essere pulita, però bisognava aspettare il sabato perché quella ormai era la nostra abitudine. Con il passare del tempo mi sono accorta che non mi piaceva più questo metodo di fare le pulizie a casa, anche perché diciamo che mi sentivo anche un poco in colpa, perché io non facevo nulla, non essendoci tutto il giorno io non facevo nulla e se ne occupava esclusivamente mio marito. Tra l'altro non mi piaceva più il fatto che lui il sabato dovesse essere costretto a rimanere a casa. Così, leggendo un pochino qua e là online, ho visto che effettivamente esisteva un altro modo per poter fare le pulizie. Ho preso un po' da una persona, un po' da un altro, un po' da un video, un po' da un altro video e ho stabilito
la nostra routine per le pulizie settimanali. All'inizio, quando l'ho detto a mio marito che avremmo dovuto pulire la casa per non più di 10 minuti al giorno, è rimasto un po' così, un po' perplesso. Ora invece ne siamo felicissimi tutti e due, perché in realtà abbiamo un sacco di tempo libero per noi e devo dire che abbiamo la casa molto ma molto più pulita di prima. Come avrete capito, dunque, impieghiamo 10 minuti al giorno per fare le pulizie settimanali. Cioè, tutto quello che facevamo il sabato lo abbiamo diviso per ogni giorno della settimana, impiegando non più di 10 minuti. Molti libri dicono addirittura di puntare il timer. Noi il timer sinceramente non lo puntiamo, perché se sono 10 minuti o sono 12 oppure sono 7, non importa. L'importante è che abbiamo svolto quella mansione. Certo è che non dobbiamo andare in mezz'ora, un'ora di pulizia, altrimenti non ha senso. I primi giorni, insomma le prime settimane, abbiamo diviso tutte queste pulizie su un foglietto del block notice, poi abbiamo fatto qualche aggiustamento in base ai nostri impegni di lavoro, se c'è un giorno che dovevamo uscire prima, un giorno che dovevamo uscire dopo, e adesso siamo arrivati al piano perfetto. Quindi il lunedì ci dedichiamo alla pulizia dell'ultimo piano della nostra casa, quindi del soggiorno, della cucina e del pavimento del bagno. Quindi spolveriamo dappertutto, prima liberiamo tutte quante le superfici in modo da velocizzare i tempi. Liberiamo le superfici, togliamo la polvere, passiamo l'aspirapolvere e laviamo per terra. Il martedì ci occupiamo invece sempre di spolverare, passare l'aspirapolvere e lavare per terra nelle camere da letto e nella cabina armadio. Il mercoledì invece spolveriamo e passiamo l'aspirapolvere e laviamo la scala. Il giovedì invece spolveriamo e puliamo tutto quanto lo studio e il bagno che abbiamo accanto. Il venerdì ci occupiamo invece dell'ingresso di casa, l'ingresso esterno, e laviamo il portone d'ingresso di casa. Il sabato, per ultimo, puliamo tutte quanti le superfici in vetro, diamo una passata anche ai vetri delle finestre e puliamo anche il bagno. In questo modo la nostra casa è molto più pulita che un tempo. Le mansioni che vi ho prima elencato, cioè questi minuti che trascorriamo a pulire, sono divisi sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda mio marito, quindi è probabile che ce ne prendiamo 7-8 ciascuno minuti oppure 10 minuti ciascuno. Però è vero che già verso le 9 del mattino abbiamo già la casa pulita, abbiamo terminato le nostre mansioni. So che molti di voi, per esempio, staranno pensando: ma il bagno lo pulite soltanto una volta a settimana? In realtà non è proprio così. Una volta alla settimana ci dedichiamo proprio di insaponare, di detergere tutti i sanitari in maniera approfondita, però ogni giorno diamo una scrollata ai tappeti e passiamo l'aspirapolvere e laviamo per terra. Magari poi diamo una spruzzata di candeggina dentro al water, però la pulizia, quella proprio più grossa, sì, la facciamo una volta a settimana. A volte è più un'ossessione del voler pulire che un'esigenza vera e propria di una casa sporca. Visto che per quanto riguarda il menu settimanale vi è piaciuto tanto scaricare il format dove inserire i vostri piatti, anche per quanto riguarda le pulizie settimanali ho creato per voi un format che potete scaricare dalle grafiche sempre carinissime. Così, se volete iniziare da subito, vi basterà mandarlo in stampa e iniziare a compilarlo con la divisione delle pulizie, che solitamente facevate un giorno a settimana, diviso per tutta la settimana. Il link lo trovate sempre giù nell'info box. Accanto ad ogni giorno della settimana troverete uno spazietto vuoto in cui inserirete le vostre pulizie. Vedrete subito che la domenica non si pulisce. Nel nostro piano settimanale non ci sono pulizie la domenica, perché la domenica per noi è una giornata sacra, una giornata per riposarci, per stare con la nostra famiglia, per uscire all'aria aperta, per divertirci, per pranzare tutti insieme, quindi non si pensa alle pulizie. Mi auguro che anche voi vogliate fare lo stesso. In tutto questo, sempre nel format per mettere le vostre pulizie settimanali, quello che potete scaricare, troverete sotto un piccolo spazietto vuoto. Lì potrete inserire anche le routine che riguardano le lavatrici, la lavastoviglie, l'asciugatrice. Noi ad esempio nella nostra routine abbiamo messo il venerdì pomeriggio, il giorno in cui laviamo tutti quanti i teli da bagno e dopo che hanno finito li mettiamo in asciugatrice. E la nostra routine prevede per esempio di mettere la lavastoviglie alla sera. Lì potrete inserire questi altri tipi di routine che vi serviranno ad avere una
migliore pianificazione delle vostre pulizie. Se come me anche voi avete una casa a più piani, quello che vi consiglio è di tenere in ogni piano tutto l'occorrente che vi serve per pulire, lo straccetto per togliere la polvere, lo spray per pulire i vetri, altrimenti non sarà per niente piacevole fare sali e scendi tutti i giorni e non solo, perderete molto più tempo. Non solo, una volta che avete iniziato i vostri 10-15 minuti di pulizia, non vi lasciate distrarre dal nulla, dalla televisione, dal cellulare. Molti libri consigliano di mettere la musica mentre si sta pulendo, questo servirà ad allietarvi quei momenti di pulizia. Poi il mio personalissimo consiglio per avere una casa pulita e ordinata è di non sporcarla e di non disordinarla, nel senso che se una cosa si è sporcata andatela a pulire subito, non aspettate che lo sporco si accumuli. Stessa cosa per il disordine, la sera prima di andare a dormire togliete tutto quello che avete in giro, questo vi faciliterà il lavoro il giorno dopo. Allora, il video di oggi termina qui. Mi auguro che, oltre a tenervi compagnia, vi sia servito da spunto per rivoluzionare le vostre pulizie settimanali, perché credetemi, avere molto più tempo a disposizione per se stessi, per i propri hobby, per uscire, per la propria famiglia, è sempre meglio che dedicarlo alle pulizie. Però è altrettanto importante vivere in un ambiente pulito e ordinato. Secondo me, creare un piano delle pulizie settimanali mette in accordo tutte e due le cose. Mi auguro che vogliate iniziare al più presto a rivoluzionare le vostre pulizie settimanali. L'importante è che quando iniziate, iniziate veramente motivati. Da lì in poi vedrete che vi verrà semplicissimo. Io in tutto ciò per motivarvi ho creato delle grafiche carinissime per il vostro piano delle pulizie settimanali. Allegatelo insieme a quello del menu settimanale e vedrete che avrete un'organizzazione della casa sempre più perfetta. Se questo video vi è piaciuto lasciate sotto un like, così vi servirà anche per capire se questo genere di video vi piacciono. Lasciate anche, se vi va, sotto un commento e magari ditemi voi come vi organizzate con la vostra routine delle pulizie. Vi aspetto tra pochissimi giorni con un nuovo video. Se vi va iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così sarete sempre i primi a sapere quando pubblico un nuovo video. E scaricate il format per le pulizie settimanali e ci vediamo al prossimo video. Ciao!